È giunta l'ora di mettere un po' di pepe alle nostre sfide. Ragazzi, quest'oggi non affronteremo le solo versus duo, ma le solo versus squad. Ricordate di supportarmi nel negozio del codice creatore Stepney, mi raccomando, è fondamentale. Un pollicione in su, commentate, schiacciate la campanellina e buona visione. Ragazzi, qua è Steppy e bentornati con questo nuovissimo video sul mio canale. Siamo tornati proprio con il robot che arriva da un pianeta alieno e deve sterminare intera umanità. Quali sono in realtà le probabilità di vincere solo versus squad? Davvero molto poche. La leggenda narra che se inserite il codice creatore Steppy nel negozio riesco a vincere solo versus squad. Incredibile ma vero. Considerando che sarà già abbastanza complicato di suo, partiamo in un punto che conosciamo molto bene. Picco polare. Ci sarà altra gente oppure saremo gli unici ad essere atterrati qua? Non lo so. Per adesso sono solo io, che non è affatto male come cosa. Pozione a 50 subito. Un po' di pazienza che arrivano anche quelle da 25. In compenso è uscita una slurp che non ci fa schifo. Per adesso io proporrei: spariamo quella da 50, teniamo la slurp da 75 e la portiamo con noi. Siamo in zona sicura e c'è ancora un intero palazzo da guardare. Ecco appunto, chug jug. Vabbè, siamo pronti? Vediamo un po' che cosa siamo in grado di fare, ragazzi. Un bel salto e si scivola via. Woohoo! Che spettacolo lo snowboard, bellissimo. Sono un robot della morte mandato qua per uccidere il genere umano. E andiamo però, uccidiamo qualcuno. Com'è possibile che non ci sia nessuno a giro per la mappa? Ok, easy. Bella. Pericoloso. Oh mio Dio, così morire non ha senso però, eh? Cioè da caduta, neanche hanno voluto il coraggio di venirmi addosso. Essenzialmente avevamo outplayato tutto il team. Sono arrivati altri, strano, non succede mai. Bene, stavolta allora atterriamo in un posto con altre persone. Comunque speravo di trovare qualcuno a picco polare, ma non c'è venuto nessuno. E allora andiamo in un punto in cui le persone ci sono sicuramente. Pinnacoli, ma non per tiltare, perché è quello che è l'obiettivo del gioco in realtà. Cercheremo bensì di sopravvivere. La metà di loro neanche sa cosa sta facendo a pinnacoli. Vogliono imitare TFU magari. E qua non c'è niente, bene, buono, benissimo. Eccolo. Sarei volentieri a meno di morire. Ma volentieri a meno, decisamente. Muori stupido. Bene, così è quello che mi ha rubato la cassa sopra comunque. Non avevo ancora un fucile a pompa, adesso ce l'abbiamo. Molto bene. Bella. No, siamo morti, raga. No! Che il mio pompa non one shotta mai le persone. È la dimostrazione che ce la possiamo fare. È tosta, ragazzi, lo so, molto complicata. Cerchiamo di arrivare almeno in un late game per sperare di fare questa vittoria. Certo, non devo fare 100 uccisioni, però farne un po', almeno 8. Troppo, chiedo troppo, c'è una K lì. Tutti a prendere la K, incredibile. Morto il tipo? Non è morto? Invece sì. Bella. Questo lo prendo io. No, ma guarda che sfiga! Che sfiga, raga. Cioè, questa è veramente sfiga, una rogna pazzesca. Nessuno ci vieta di fare anche atterraggi un pochino più tranquilli, ovviamente. Sperando di trovare subito qualcosa di buono. Andiamo a Borgo Bislacco, dai. Vabbè, c'è una marea di persone qua. Madonna. Non so come farò, sinceramente. Quello è corto, per fortuna. Una slurp in bagno, un fucile a pompa qua. Preso uno, è morto. Fariamoci la slurp per sicurezza. Stanno fightando qua fuori, me ne frega il giusto, sinceramente. Barrichiamoci un attimo qua sotto. Un'altra slurp, devastante. Doppia slurp, wow.
Wow, trovo veramente il mondo stavolta. Stavolta non possiamo assolutamente lamentarci. Peccato che ho lasciato i materiali dell'altro tipo su, quindi devo farmarne ancora. Giochiamo per vincere, eh. Mica per altro. Il trucco per vincere solo versus squad è pensare più velocemente dei propri avversari. Cavolo, me l'hanno rubato. Dai, eccoli che arrivano. Calmi. L'altro è stato ucciso, eh. Ammazza, se è difficile il solo versus squad. Comunque, poteva andare peggio. Siamo presi 3 kill. L'ultimo non siamo riusciti a ucciderlo. È scappato. Oppure sta ucciso dagli altri, molto probabilmente. Dovremmo iniziare a intervenire anche nei combattimenti degli altri adesso, per forza. Dobbiamo andarci in zona sicura ed è lontanissima. 28 persone ancora in vita. Aiuto! Siamo ancora lontani, lo so, ma avevo bisogno di munizioni e di qualche materiale in più. Tanto ho tante bende. Dovrei farcela. Finalmente sti snowboard, overboard, driftboard potrebbero servire a qualcosa. Ci spariamo 3 bende, dopodiché prendiamo il driftboard e andiamo in zona sicura, che è ancora più lontana. Prison Park. Ah giusto, adesso toglie 2 per botta, meglio. Preferisco. Vieni con me, andiamo via. Vai vai. Zona sicura, stiamo arrivando. 75 di vita e 35 di scudo. Tutto ciò che abbiamo. Speriamo di uccidere il prima possibile qualcuno, altrimenti siamo nei guai. Ho 2 fucili a pompa perché prima nello scappare non avevo più munizioni, quindi ho detto prendiamone 2. C'è qualcuno qua vicino. Intanto laggiù che fanno? Sei serio? Muori, grazie. Grazie dei materiali. Sei stato veramente gentile, ne avevo bisognissimo. Siamo in zona sicura. Mancano 11 persone. Non so quanti team siano. Ho paura. La prossima zona sicura sarà verso il drop. Molto probabilmente. No, siamo ancora in zona sicura. Lì c'è un launchpad addirittura, in caso in cui dovessimo andarcene. Devo sperare che almeno l'ultimo team combatta. Sono là dentro in quella casa alcuni, Dai, entra in camera che ti faccio fuori. 15 colpi di pompa sono effettivamente pochi. Sì, siamo pienamente d'accordo. Parte la tempesta e non vedo scontri a fuoco per adesso. Aiuto! Sono in 2 quelli là sopra, No, sono in 2 un corno, sono più di 2. Oh no! Via raga, via 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 via. Non mi prendete per piacere, vi supplico, no. Quelli là sopra hanno creato un impero in cima alla montagna. Non fate chiudere la safe laggiù, vi prego. Vicino a me. Bella. Non l'abbiamo preso, Se stanno ancora lassù vuol dire che hanno un launchpad o qualcosa del genere. L'unica cosa che mi viene in mente. Perché la tempesta chiude adesso e loro sono morti praticamente, giusto? Sì. Uno è morto, ok, abbiamo guadagnato lo scudo. Andiamo in zona sicura, raga. 101 preso in pieno. Preso l'altro ed è fuori safe. Mamma mia. Preso un'altra volta. Sotto di me c'è gente. La safe è dalla parte opposta. Bene, buono. Via, 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 raga, via. Devono venire da noi, Uno pre... Cosa? Cosa, raga? Non è vero mai. Non è vero mai, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Abbiamo vinto, è solo verso squad. Incredibile. 7 kill. Che caspita dici? Mai vero. Istantaneamente codice creatore step. Senza se, senza... Che cos'è successo? Credo di non aver parole per descrivere questa cosa, cioè... Madonna! 33% di accuracy, vuol dire che un colpo su 3 è sempre entrato. Incredibile, incredibile! Beh, ragazzi, volevamo anche fare un po' di kill, ne abbiamo fatte 7...
Ultimo atterraggio per concludere e sdrammatizzare a Pinnacoli. Non è possibile. Ci sto credendo, raga, ve lo giuro. Vogliamo mettere un po' di pepe in chiusura, altro che Pinnacoli, raga. Aurelian's Block, il nuovo quartiere dove hanno messo un carro armato gigante, tutto fatto in fibra di carbonio, veramente molto figo. Qua ci atterra l'universo intero, ve lo giuro. Tutto a caso riuscissimo a trovare un'arma è finita. Li ammazziamo tutti, tutti quanti, vai, vai, veloce. La cassa, veloce, 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 veloce. Bella. Tanto uno a terra, uccidiamolo immediatamente così prendiamo lo scudo. Anzi no, ci sono altri scudi qua. Questo sta scappando. No, aiuto raga. Panico, panico totale. Non so come farò a sopravvivere sinceramente. Via, 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 via. Va bene, solo con quello è impossibile. Cari amici, questo video di oggi termina qua. L'impossibile è stato portato a termine. Io spero che vi sia piaciuto, un bel pollicione in su adesso. Ragazzi, se non lo fate ora, non lo fate mai più. Commentate, iscrivetevi alla campanellina, lasciate un like al prossimo video. Qua da Stepney, il killer delle squadre, è tutto. Bye. Io ragazzi ve l'avevo detto comunque, non ditemi di no. Il robot è un alieno proveniente da un futuro lontano che ha devastato tutti quanti. Oh, 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 oh